Grande, grande, grande. Che emozione, poi sei andato proprio tutto cuore, pancia e emozione, quindi meraviglioso. Grazie Fabio, grazie veramente di cuore, una cosa spettacolare. E allora io, prima di salutare, prima di dare spazio alle domande, voglio condividere con voi e farvi un regalo meraviglioso di quello che io ho avuto onore di avere come ospite con me al corso internazionale di Bologna. Salve a tutti, sono Ciro Imparato e sono molto onorato di aver ricevuto da parte di Giorgio questo invito a partecipare al convegno internazionale su Selfood. Mi dispiace veramente molto di non essere con voi, impegni improrogabili purtroppo mi trattengono fuori, ma ci tenevo molto a girare almeno un piccolo video per consentirmi di essere un po', insomma, anch'io parte di questo convegno dove sono sicuro, conoscendo Giorgio, immagino quale possa essere l'energia, la bella energia che state respirando in questo momento. Io, come forse sapete, mi occupo di comunicazione e quello che devo dirvi è che la comunicazione ha un impatto davvero fondamentale sia sulle terapie e sia sul benessere. Immaginate quale potere incredibile possiede il medico nel dire una cosa a un paziente in un modo o in un altro modo. Pensate a quale potere incredibile ha il medico nell'evocare immagini positive, pensieri positivi ed evidentemente speranze, evidentemente capacità di stimolo, come direbbe l'amico Maselli del sistema immunitario. Immaginate quanto un medico attraverso la sua comunicazione è in grado di stimolare o inibire le risposte terapeutiche del paziente. Ma molto spesso questo genere di comunicazione, questo genere di modalità di interazione non viene insegnato, non viene preso in considerazione, non se ne ha una consapevolezza, nelle università non se ne parla mai. Non ci sono molte ricerche che ci dicono quanto la comunicazione può avere impatto nell'ambito del miglioramento terapeutico. Io da diversi anni mi occupo di come è possibile utilizzare la comunicazione e in particolare la voce per generare buone emozioni, per migliorare la vita delle persone, ma per migliorare anche la relazione terapeutica. E alcuni anni fa mi capitò di fare uno dei soliti corsi ECM a un gruppo di psichiatri, uno dei quali mi disse: mi piacerebbe fare una ricerca per scoprire davvero fino a che punto la migliore comunicazione è in grado di generare una risposta terapeutica ottimale. E così mi venne a trovare lui con la sua equipe e analizzammo insieme i casi di 13 pazienti psichiatrici che erano in stallo terapeutico, quindi non avevano miglioramenti significativi nonostante la terapia e i farmaci da almeno un paio di mesi. Analizzammo insieme queste persone, qual era la relazione, qual era il modo attraverso il quale i terapeuti avevano comunicato fino a quel momento. E io dissi loro quale poteva essere il modo emozionale di interagire con questi pazienti. In particolare, l'uso più importante che si poteva fare era di un certo tipo di voce e di comunicazione che io ho chiamato voce verde, che è la comunicazione che genera empatia nei rapporti, che tra l'altro si può imparare molto facilmente perché è una comunicazione che ha un codice fisico che può essere appreso. Insomma, somministrarono dei test a questi pazienti e poi cominciarono questa terapia, che era esattamente come quella precedente. L'unica differenza era che ora avevano in più una voce con cui poter parlare in maniera diversa. Passarono 3 mesi di terapia, risomministrarono i test, che erano test sull'ansia e sulla depressione. In particolare, nei test sulla depressione, tutti e 13 i pazienti erano significativamente migliorati da un punto di vista statistico, nel senso che avevano più voglia di contatto fisico, di uscire fuori casa, di avere rapporti affettivi, di parlare, quindi tutti quei modi di esprimersi e di vivere che normalmente il paziente depresso perde nel tempo. E tutto questo grazie all'utilizzo di una comunicazione differente. Ora, io credo che sia davvero responsabilità di tutti noi fare in modo che la comunicazione possa aiutare
le risposte terapeutiche. Bisogna fare in modo che la comunicazione diventi uno strumento altrettanto importante di quanto non può essere un farmaco, di quanto non può essere una diagnosi da un certo punto di vista. E quindi quello che mi preme dirvi è che è importante davvero, e soprattutto è possibile, imparare una comunicazione che porti sia noi e sia le persone che ci ascoltano, in questo caso i pazienti, ad avere un miglioramento della relazione e in questo caso della risposta terapeutica. Ma questo è importante anche nell'ambito del benessere, al di là dei rapporti terapeutici. Anche quando noi viviamo con altre persone oppure abbiamo a che fare con ambienti nei quali, tipo, non so, le spa, tipo i centri benessere, ambienti nei quali si stimola il benessere, l'uso di una buona comunicazione evidentemente deve essere in grado, è in grado di poter creare qualche cosa di molto importante per un miglioramento dello stato. L'ultima cosa che devo dire è che la comunicazione è un elemento che per tanto tempo è stato considerato, prendendo come esempio alcuni, appunto, microelementi che la comporrebbero. Quindi la comunicazione dovrebbe essere fatta di comunicazione non verbale, voce, comunicazione verbale, le cose che dico, eccetera. Molto spesso questa visione rischia di creare delle difficoltà, perché se io cerco di capire come mettere insieme gli elementi di un puzzle, magari non ci riesco. Bene, la comunicazione che funziona è fatta di un insieme di voce, movimenti, emozioni, parole e argomenti messi insieme in una maniera indivisibile, in una maniera indissolubile, per creare in noi un senso di benessere assoluto mentre parliamo. E io auspico che nella vostra vita, che nella vita dei rapporti con i vostri pazienti, ma anche con le persone alle quali volete bene, questa comunicazione, questo senso di piacevolezza, questo senso di scambio vi accompagni sempre e costantemente. Ricordiamoci che dal modo in cui comunichiamo tante volte dipende davvero non soltanto lo stato d'animo, ma anche la risposta e la volontà di fare qualcosa in ambito medico, la compliance del paziente che ci ha ascoltato. Grazie davvero di avermi ascoltato. Giorgio, grazie infinite di questo invito. Vi auguro buon convegno. Arrivederci, a presto, da Ciro Imparato.